oggi mare abbastanza formato, spiaggia bellissima, siamo nella spiaggia di Rimigliano, questo è il mare. Presupposti per fare una bella pescata ci sono tutti, quindi niente, ora montiamo e ci aggiorniamo dopo, ok? Ora ho montato tutto, prima canna sinistra, Aberdeen 1-0 con Bibi e Cannolicchio insieme, poi questa, due ami alti, tutte e due col Cannolicchio, poi una fuori con l'americano e l'ultima due ami alti col Cannolicchio anche quella. Praticamente c'è un po' di alga dove frange l'onda qui sul gradino, poi praticamente qui c'è un grosso canale e poi c'è la secca. Sembra che nel canale sia pulito, quindi la situazione non è male, quindi ci proviamo. La giornata è spettacolare, il mare è bellissimo, ci aggiorniamo più tardi. Vediamo cosa succede. Lo leggo in testa perché se no questi seraghetti me lo sfilano. E poi avendo l'amo largo tende a sfilare l'americano. Quindi proviamoci. Eccoci. Un pesce è venuto a trovarci. Una regina ha mangiato sul Bibi e sul Cannolicchio legati assieme con l'Aberdeen 1-0. Non sono riuscito a filmare il recupero perché praticamente addosso al pesce si è formata una palla di alghe che mi ha buttato giù la canna e sono dovuto andare di corsa. Quindi rilanciamo, aspettiamo ora magari col buio se si vede qualche altro pesce. Ok, a dopo. Allora, questo è l'innesco che ha preso la spigola. Aberdeen, Bibi e Cannolicchio accoppiati. Filo elastico. Ora rilanciamo, vediamo un po'. Bell'innesco, no? A me piace. Vediamo un po', rilanciamo. Oggi voglio fare una cosa che non vi ho mai fatto vedere. Ve la voglio far vedere non per fare pubblicità alle canne, perché io ho tutte canne diverse, pinelli diversi, giusto per farvele vedere, perché io mi ci trovo bene. Se può servire a qualcuno, mi fa piacere che sia utile a qualcuno. Allora, iniziamo da questa. Daiwa Ninja.
200 grammi. Ora in pesca con 150 grammi. Io questa canna qui la adoro. Invece il mulinello è il delle Zoom Zoom. Se non sbaglio è il Black Paul 8000. Io con questa canna qui mi ci trovo bene sia col mare mosso sia per lanciarla fuori per fare la pesca agli orati. È sensibilissima, anche se è una 200 grammi. È davvero davvero sensibile. Poi andiamo avanti. Questa è l'ultima che ho preso. Questa invece è la Vortex Extreme 160-220, 4,25 m nello sista. Allora, questa è molto più rigida di schiena della Ninja. È più secca come canna. Infatti con questa riesco a fare qualche metro in più. Anche questa è leggerissima come canna. Io mi ci trovo da Dio. Sta in pesca benissimo. Questa ora è con 130 grammi. Poi andiamo avanti. Questa è una canna dell'Alcedo, la Green Line Mediterranea 3, 200 grammi anche questa. E qua col mulinello c'ho l'Hammer 8000, una macchina da guerra. Questa canna qui è molto differente dagli altri. Allora, innanzitutto è 4,50 m, ha tanta più punta, nel senso che la parte sopra che si piega sarà 50 cm rispetto agli altri che hanno il vetino più corto. E questa canna qui è una canna favolosa quando c'è il pesce in canna, soprattutto d'inverno con le onde. È una canna che dà davvero soddisfazione. L'unica cosa che ho riscontrato in questa canna, che quando l'ho presa era abbastanza rigida, poi praticamente l'ho portata per pescare in serra e a furia di lanciare i trancioni si è un po' snervata di schiena, quindi ora è un po' più morbida. Diciamo che non ci faccio più i metri che ci facevo prima, però per pescare su distanze corte, diciamo medio corte come oggi, va benissimo. E poi c'è questa che è la più dura di tutte. Questa è la Fishing Ferrari Monza, 250 grammi. Allora, questa canna qui pesa 490 grammi. Anche qui ci ho messo un Hammer di mulinello 8000. A me piace tantissimo anche questa canna. A parte le rifiniture, ma è leggera. Leggera, leggera. Ora c'ha 150 grammi a palla. Questa monta nell'Hilo Rider. Io ci ho pescato serra, ci ho pescato sulla lunga distanza, e questa è la canna del lancio. Rende davvero tanto sul lancio, ha proprio una schiena dura e poi c'ha il vetino riportato bello. E quindi, signori, allora vi ho fatto vedere le canne e volevo dire due cose, perché non c'ho da dimostrare nulla a nessuno. Io quando parlo di lunga distanza per me è perché, tipo con la Ninja e con la Vortex, misurato in campo con l'esca, e quindi ho sacrificato dell'esca che avevo congelata proprio perché volevo sapere quanto riuscivo a fare sul campo, per sapere quanto riuscivo a fare al mare. E io sul campo sono riuscito a portare l'esca a 120 metri col 25 in bobina e il 50 di shock leader.
A me non piace scendere al di sotto del 25 in bobina per raggiungere metri in più, perché ho perso dei pesci scendendo al di sotto del 25 in bobina, e quindi preferisco stare un po' più sicuro, anche perché fondamentalmente quando vado a fare la pesca leggera alle mormore uso canne più leggere, quindi queste canne qui le uso così. E nulla, anche quella bianca che vi ho fatto vedere, la fishing Ferrari, torna a dire, io non sono un lanciatore, però quella è una canna che ha davvero tanta schiena. Io penso di non riuscire nemmeno a caricarla in modo adeguato. E nulla, spero che vi sia utile. Vi ho fatto vedere le mie canne. Come avete visto, non sono canne che costano tantissimi soldi. Penso che quella che costa di più costi 140 euro. E i mulinelli uguale. Non ho mulinelli che vanno oltre i 50 euro. Questo perché mi piace portare in spiaggia tante canne e non mi posso permettere di avere canne costose. Se ora usavo magari due canne sole era un altro discorso. Ma poi fondamentalmente io i pesci li ho presi anche con queste canne, penso. Non sia un attrezzo costoso a fare la differenza. E quindi nulla. Continua a pescare. È sempre luce, non arriva più. Ora con questo coprifuoco, le ore di buio a pesca, non lo so, sarà un'ora, mezz'ora. Ci accontentiamo, aspettiamo che lo tolgano. A dopo. Qui, come vedete, ho cambiato configurazione. Praticamente è un terminale A con due snodi, con i clinch e le perline. Trave da 0,50 e poi ho messo sotto coreano e l'americano. E poi io vi voglio far vedere una cosa. Guardate qui che tramonto. Passare del tempo a quest'ora in spiaggia non ha prezzo. Bisogna godersi anche queste cose. Allora, sono praticamente, ora ve lo faccio vedere, non so se si vede, sono le 9. Guardate qui, è sempre luce. Quindi pensavo di riuscire a fare il calasole, invece ho una ventina di minuti per rientrare a casa. Mi ci vuole altri 20 minuti per smontare 4 canne. E quindi diciamo che mi sa che il calasole, fin quando non levano questo coprifuoco, non riesco a farlo. Ormai sono allungate le giornate. E quindi dai, ora smonto, piano piano smonto. Magari ci aggiorniamo più tardi. Allora signori, spero che il video vi sia piaciuto. Questa è l'unica preda che abbiamo preso ieri sera. Oggi finirà nei fornelli per pranzo. Nulla, al prossimo video, se vi fa piacere iscrivetevi. Un saluto.